Birra, musica e divertimento nella prima festa della birra in via Roma a Crotone. Un appuntamento che ha visto mesi di organizzazione voluto da Rosaria e Andrea Liperoti di Caffè do Brasil, per due serate non solo di birra, ma anche di cibo da strada, con le attività di via Roma aperte fino alla mezzanotte per far vivere il centro di Crotone. Presenti 5 birrifici, danza e musica. Ma qual è stato il segreto per portare questa grande organizzazione su via Roma? Niente, tanta pazienza ci vuole, tanta pazienza, e poi vedere tutti i dettagli comunque anche per i crotonesi qual è la cosa migliore. So che ci sono stati mesi e mesi di preparazione, c'è un lavoro non a caso. No, ci sono 5 mesi di lavoro dietro a questa organizzazione. Spero che sarà stata apprezzata. Con la collaborazione di Confcommercio e il partenariato del Comune di Crotone anche. Certo, con la collaborazione loro, infatti li ringrazio tantissimo per tutto e avermi dato questa possibilità. Com'è stato cercare questi birrifici da portare a Crotone? È stato un po' complicato, però ce l'abbiamo fatta, perché ho cercato di chiamare i birrifici calabresi comunque. E poi io vedo tutte queste panche e credo che anche questo sia stato un po' particolare. Queste le abbiamo trovate la settimana scorsa, dopo 4 mesi siamo riusciti a trovarle. Io le chiederei qual è il segreto per rendere viva questa sera che sta prendendo piede? Qual è il segreto? Il segreto è avere l'amore proprio per la propria città e cercare di metterci cuore e tanta volontà. Però mi ricordo durante la conferenza stampa di presentazione, è un evento che si replicherà. Certo, io spero che si ripeterà l'anno prossimo, fra 2 anni, fra 3 anni, in modo che porteremo una sagra qui a Crotone. Quindi non solo festa della birra ma anche altri tipi di attività. Certo, se ci riusciremo sì. E poi in ultimo vi è stata anche la collaborazione di tutti gli esercenti che in questa festa hanno fatto la loro parte. Certo, io ringrazio anche Via Roma perché comunque loro sono stati presenti e mi hanno aiutato moralmente, ma mi hanno aiutato. Una bella immagine dunque per la città di Crotone. Sì, una bella immagine. Questo è veramente il risultato di un grande lavoro da parte di un esercente, Rosa Mainardi, che ha realizzato questo evento. Naturalmente questa è la dimostrazione come tutti insieme in sinergia si può lavorare assieme, si può dare comunque un contributo fattivo alla città, che è quella di una festa. Lei è da un po' di tempo che voleva realizzare questo evento e ci è riuscita, quindi io le faccio tanti auguri a Rosaria, perché è riuscita a portare un evento importante qui a Crotone e mi fa piacere. E naturalmente questa, come ripeto, è la dimostrazione che assieme alle associazioni, assieme al comune e insieme naturalmente alla città comunque, perché poi protagonista di tutto è la città che risponde a un evento del genere, ed è un momento comunque che la città ogni tanto si aspetta di avere dei momenti così, chiamiamoli anche ludici, cioè nei momenti importanti dove la città risponde. E quindi questa è la dimostrazione che gli eventi qui a Crotone sono sempre ben visti e sono un motore trainante per l'economia della città locale.